Delegazione del Giappone in visita alla prima bottega artigiana delle Marche, Zintala di Silvano Lattanzi, calzolaio contemporaneo, come lui ama definirsi, ditta di Sant'Elpidio a Mare, conosciuta in tutto il mondo, specializzata da sempre nella costruzione di scarpe uomo e donna fatte a mano e altissima qualità. Dopo la visita dei fratelli Paolo e Roberta Lattanzi a Shanghai, in Cina, per ricevere il premio alla prima bottega artigiana delle Marche, appunto al Zintala, in azienda oggi c'è stata la delegazione del Giappone. Silvano Lattanzi, d'altronde, come ammette lui stesso, è stato scoperto dai giapponesi. Ma partiamo con Roberta, dal viaggio dei fratelli Lattanzi a Shanghai. È una grande soddisfazione, una grande felicità. Soprattutto c'è stato il riconoscimento di averlo, come dire, ricevuto in terra straniera. Per cui essere stati scelti da questa che è una grande organizzazione del lusso e del best of the best, di tutto ciò che può riguardare il cibo, l'alimentazione, la moda, il lifestyle, nella Parigi d'Oriente, che sta velocemente prendendo piede rispetto al mondo occidentale, è stato sicuramente sì, una grande soddisfazione, una grande felicità, un grande anche riconoscimento al lavoro di mio padre, un lavoro cominciato appena ventenne nel 1971, che io e mio fratello stiamo portando avanti con grande impegno, con grande fierezza. Shanghai, cosa dire? Sicuramente il baricentro della moda, il baricentro dell'economia si sta spostando, non è un segreto. Non bisogna guardare a questo con paura, non bisogna guardare a questo con diffidenza, perché seppur vero che c'è, come dire, un'attenzione dei media verso nuovi orizzonti, verso nuove frontiere, è anche vero che noi dobbiamo guardare a questo come una grande opportunità. Cioè c'è un allargarsi dei consumatori che apprezzano il Made in Italy, che apprezzano soprattutto l'alta qualità. Noi rimaniamo come italiani sempre detentori di un grande know-how. Qualunque cosa di bello si faccia nel mondo, è commovente pensare che se si va a guardare dietro le quinte c'è sempre un italiano che lo organizza, c'è sempre un italiano, uno di noi che comunque sia da a volte supporto creativo o a volte supporto anche semplicemente come dire umano, perché poi noi abbiamo questa maniera di approcciarci che ci fa entrare facilmente in contatto anche con culture molto diverse dalla nostra. Sicuramente una grande soddisfazione, una grande felicità. Alla Zintala di Silvano Lattanzi, dunque, è arrivata la delegazione del Giappone guidata dal presidente della ISETAN di Tokyo, signor Onishi, uno dei più grandi importatori di calzature del Giappone. Il presidente della ISETAN è seguito da una troupe della televisione giapponese per fare le riprese sulla storia della Silvano Lattanzi e della manualità della scarpa fatta su misura. È importante sottolineare che la prima bottega artigiana delle Marche l'hanno inventata, come ha detto anche suo padre, Silvano Lattanzi, giapponese. Sì, e a noi fa molto piacere, siamo onorati di ospitare questa delegazione giapponese e tra l'altro abbiamo proprio in visita il presidente Onishi della ISETAN Company di Tokyo, che diciamo abbiamo iniziato con loro questa storia del commercio, del lavoro che si è fatto e si sta facendo tuttora in Giappone. Quindi siamo partiti appunto in Giappone, siamo partiti con la ISETAN e appunto oggi vorremmo fare questo diciamo, ecco, un anniversario di questa bellissima storia. E quindi sono adesso insomma
sono qui e poi andremo anche nel primo laboratorio, appunto nella prima bottega dove tutto è nato, dove tutto ha avuto origine, e poi da lì insomma rifaremo, ecco, qualche foto magari dopo 20 anni, e quindi insomma, ecco, è un po' una ricorrenza, un anniversario per noi molto importante, ma poi soprattutto proprio anche per la ISSETAN e per questa delegazione giapponese che hanno affrontato questo lunghissimo viaggio, ma vogliono portare la nostra storia, le nostre origini in Giappone, in tutto il mondo orientale, ecco. L'evento è stato organizzato dalla Camera di Commercio di Fermo, da sempre vicino alle imprese del territorio, ente camerale che sostiene le attività anche con iniziative di questo genere. ISSETAN è il polo, direi in Asia più che in Giappone, più importante, dove i più grossi marchi mondiali sono presenti. E il fatto non solo che Silvano Lattanzi sia presente lì, una punta di diamante di questo territorio, direi questo territorio insieme a lui, ma che loro vengano a far visita nella propria azienda, è una testimonianza che il prodotto di qualità, oltre a un valore intrinseco, ma coloro che lo comprano, coloro che lo indossano, vogliono essere certi intanto di una produzione autentica italiana, di un made in Italy autentico, ma anche un voler cogliere perché, come, dove questa creatività, questa fantasia, questa perfezione, dove nasce, e credo che trova veramente un territorio adeguato, una realtà adeguata, sia come a livello aziendale, che dove indubbiamente qua dentro nascono delle cose eccezionali perché l'habitat è un habitat giusto, ma anche un territorio che ha delle bellezze incantevoli e che sicuramente favoriscono questa creatività. Se cambiassimo la fodera. Ecco, l'obiettivo anche che si pone l'ente camerale nel sostenere e nell'organizzare anche iniziative di questo genere. Ma l'ente camerale è indubbiamente vicino a questi imprenditori che sono pionieri nel mondo. Noi vediamo di solito, quando parliamo di internazionalizzazione, immaginiamo le multinazionali che si muovono, che hanno delle location in tutte le parti del mondo. Allora immaginare un'azienda familiare che ha una tradizione come quella di Silvano Lattanzi, con i figli che ormai stanno, stavo per dire, esplodendo nel senso economico del termine. Abbiamo visto, no, la loro iniziativa anche a Shanghai, oltre a questa, perché questa è una parte, ma ce ne sono tantissime altre. La nostra vicinanza e anche il cogliere come possiamo essere a fianco degli imprenditori, questi ma anche gli altri, perché poi noi sappiamo che c'è questo effetto trascinamento al momento che i più importanti buyer del mondo vengono in questo territorio, significa anche per gli altri che in questo territorio abbiamo qualità, abbiamo esperienza, abbiamo tradizione, ma abbiamo cuore, passione. Io non devo stare qui a raccontare io la passione che mette, no, l'amico Silvano nel proprio lavoro, ma lo racconta come se fosse un innamoramento più che un mestiere. E allora, ecco, io credo che la Camera di Commercio indubbiamente deve dare risalto e deve dare un messaggio a tutti gli imprenditori che la strada dell'internazionalizzazione è la strada vincente. La Zintala di Silvano Lattanzi dunque spicca il volo in Giappone, ma l'aveva spiccato già 30 anni fa, perché è da allora che risale l'amicizia con la delegazione giapponese che oggi è stata in visita a Sant'Elpidio a Mare. Con loro la troupe, la TV giapponese, pronta a immortalare la prima bottega artigiana delle Marche. もう 30年以上 Volevo introdurre per questo programma grande presenza di signor Lattanzi, visto che